Da decenni in Italia assistiamo ad un fenomeno agghiacciante che riguarda il mondo della scuola, un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno ha mai contrastato davvero. Anche se sembra incredibile, esistono in Italia scuole paritarie che non pagano i loro docenti o che li retribuiscono con paghe da fame da 2-3 euro l'ora. Sono lavoratori vittime di un vergognoso ricatto, lavorare gratis per ottenere qualche punto in graduatoria e sperare un giorno di entrare nella scuola statale. Queste scuole, oltretutto, sono dei veri e propri diplomifici che, dietro pagamento di rette salatissime, regalano promozioni e diplomi ad allievi che neppure frequentano le lezioni. Oggi, grazie alle coraggiose denunce del professor Paolo Latella, che ha raccolto in un dossier oltre 500 testimonianze di docenti non pagati, l'opinione pubblica ha finalmente puntato i riflettori su questi scandali. E anche il Movimento 5 Stelle ha deciso di farsi sentire. Dopo la proposta di legge del mio collega Gianluca Vacca in Commissione Cultura, oggi vi presentiamo la proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sui diplomifici. Con una commissione d'inchiesta potremo acquisire documenti, potremo svolgere le indagini con gli stessi poteri della magistratura e potremo interrogare testimoni anche coattivamente. In questo modo potremo finalmente guardare in faccia i responsabili di questi scandali e potremo dare ascolto a chi ha coraggiosamente denunciato i soprusi. Ora attendiamo le vostre osservazioni in merito per rendere questa proposta di legge ancora più efficace.